Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Victory Road Win Streak. Per l'appunto andiamo a continuare la nostra striscia, si spera, di vittorie con il team basato su Snorlax Mimikyu. Vi faccio un breve recap del team, così che anche coloro che non abbiano visto il primo video possano gustarsi questo, ma in ogni caso vi rimando al primo video, alla prima parte del video con questo team, se siete curiosi di vedere come sono andate le prime tre partite, che poi hanno colorato con una casella verde, una rossa e nuovamente una verde la nostra barra laterale delle vittorie sconfitte. Il team è basato su uno Snorlax, Bellidrummer, Mimikyu, Trick Room con Psycap, che vada poi a copiare le statistiche di attacco massimizzate del nostro Snorlax, Tapu Koko con Life Orb molto tranquillo, Fulmine, Dazzling Gleam, ma con Sky Drop per aiutare magari o Snorlax o Mimikyu a fare Bellidrum o Trick Room. Abbiamo un Garchomp, questo classico Groundium Z con Terremoto, oddio, non troppo classico. Abbiamo anche una Sword Dance che potrebbe aiutare. Arcanine, tutt'altro che classico. Choice Band per menare molto forte, come abbiamo visto nei match dello scorso video. E Celesteela, anch'esso molto originale, con Assault Vest e non Protect. E è forse lui il membro che più di tutti è sotto osservazione per vedere se il gioco valga la candela o se la Protect effettivamente sia davvero uno strumento al quale non si può rinunciare. Cominciamo subito e andiamo con il nostro quarto match alla fine per vedere se riusciremo a colorarlo di verde, sarebbe ottimo. Japan 1502. Abbiamo un Tapu Koko, Ninetales, Mach, Celesteela, Chomp, Araquanid. Allora, qua Mach ci può rompere un po' le scatole, senza dubbio, perché con Knockoff ci leverebbe la bacca a Wiki, che ci poi impedirebbe di recuperare vita dopo il Bellidrum. Non ha Intimidate, quindi il nostro Arcanine Choice Band potrebbe essere davvero libero di fare grassi e grossi danni. Io, signori, con il vostro permesso, partirei Arcanine Tapu Koko. Ho già una mezza idea di fare magari Extreme Speed Fulmine o su Mach o su Ninetales. Su Mach non verrebbe giù, dovrei farci Fulmine. O meglio ancora Dazzling Gleam, Flare Blitz. Su Ninetales invece si verrebbe giù. E poi dietro io sì porto Mimikyu, Snorlax. O andiamo. Spero di non pentirmi di non aver portato Celesteela, che poteva essere utile magari per tirare giù il Chomp, ma confido che lui ci abbia lidato quasi. Probabile. O Mach o Chomp, io penso l'abbia messo in lead, se ha fatto scelte razionali. Ninetales, va bene. Ci può andare bene uguale. Allora, noi qua potremmo o cercare di impedire l'Aurora Veil e quindi andare di Extreme Speed più Fulmine su Ninetales, ma sarebbe un rischio grosso, grosso, grosso. Oppure andare di Flare Blitz dritto per dritto su Koko. Oppure rischiare di vincere magari una Spittai e fare Extreme Speed su Koko più Dazzling Gleam. Io farò questo. Me la rischio fin da subito. Non sono andato a fare doppio perché immaginavo che un Ninetales, magari davanti a Arcanine e Koko. Caspita, caspita, caspita. Perché se noi vincevamo la Spittai, questa partita era già vinta. Perché partivamo 1-0. Peccato. Vabbè, intanto gli abbiamo fritto il Koko, che non è mai male. Il problema è che adesso Arcanine lo dovremo praticamente buttare via, perché con la Hail, come potrete vedere,
reggerà al massimo in campo un altro turno sul terreno di gioco. Io penso che lui dietro a Raquanid l'abbia portato. Chomp! Allora, io potrei fare Extreme Speed Fulmine su Ninetales oppure Extreme Speed su Chomp e Dazzling Gleam. Lui chi ha dietro? O un Celestila, o un Mach, o un Araquanid. Tutta gente che alla fine non regge un fulmine. Andiamo di Extreme Speed più fulmine, tutto su Ninetales. Quel Chomp potrebbe anche proteggere. Non lo farà, esatto. E a me fa più comodo perdere due Pokémon, va bene, ma andare sul 2-2 non gli faccio piazzare l'Aurora Veil. Tanto lui adesso o ha fatto Mossa Z su Coco o ha fatto Terremoto. Ha fatto Terremoto. Noi perdiamo ambedue Pokémon, va bene, però siamo 2 contro 2 con Snorlax e Mimikyu che mi entrano contemporaneamente in campo. Speriamo a questo punto il suo ultimo non sia Mach, perché sarebbe davvero un problema, però. Vediamo. Avrei potuto fare Extreme Speed Dazzling Gleam come ho fatto precedentemente, però. Allora, Araquanid. Se io metto Trick Room, vado a rendere il suo Araquanid più veloce del mio Mimikyu. Io potrei anche fare Play-Roh su Chomp, eh. Play-Roh più Frustration, tutto su Chomp. Il quale probabilmente mi farà una Z su Snorlax, ma che io reggo. Vediamo, rischio. Se protegge, perdo. Rischio. Bene. Ragazzi, devo giocare così questo match. Wow, sostituto. Va bene. Va bene, siamo ancora in gara. Noi su Snorlax abbiamo Protect. Non so se farla. Perché potrebbe spararmici la Z. Fatemi controllare al volo l'attacco di questo Mimikyu. 152, abbastanza altino. Allora, Play-Roh su Chomp e fin lì ci siamo. Sentite, io mi faccio una Protect su Snorlax. È molto probabile che lui mi vada di doppio attacco su Mimikyu addirittura. Però qua la carta inaspettata è la Protect. E io penso che lui non abbia sprecato una mossa Z per tirarmi giù il manto. Avrebbe dovuto fare Frana. Mi aspetto, vediamo però a parlare, che appunto abbia fatto doppio attacco Z più Liquidation su Snorlax. Sarebbe stata una cosa intelligente. Benissimo, benissimo. Ora tutto sta, ragazzi. Non missare. Buono. Non missare il Play-Roh. Non missare il Play-Roh. Il Play-Roh non basta, ma abbiamo Shadow Snitch. Dimmi che anche Liquidation sia andata su Snorlax. Lunge. No, ma che ha calato l'attacco. Mi hai calato l'attacco. Brutto. Brutto.
Qua c'è nuovamente da predictare. Poi, se non erro, questo è l'ultimo turno di Hail. Quindi quel Chomp proteggendo è salvo. Esatto, prossimo turno scade tutto. Io penso che quel Chomp adesso protegga. Il Playrow a meno 1, non so quanto mi tiri giù Araquanid. Il sub, ovviamente. Stiamo parlando del sub. Io vado doppio su Araquanid, vediamo un po'. Fossi lui farei frana, però magari nemmeno ce l'ha. Dragonclaw. È interessato a Snorlax. Io confido nel mio Mimikyu che non solo rompa il sub, ma che magari regga. Che non hai liquidation, non ci credo. Sì, ce l'hai, è che mi puoi portare a meno 2. E io ti do un bel frustone nervoso. Che male non ti fa. La Hail se ne va. Io a questo punto vado di Shadow Snitch su Chomp e di Frustration ancora su Araquanid. Ok, non avendolela fatta vedere il turno precedente, lui non se l'aspettava. Chomp va giù e noi, salvo sorprese, dovremmo averci in pugno questa partita. Liquidation su Snorlax che regge, Frustration va come deve a segno e noi ci siamo portati a casa un'altra casella verde. Non è stato facile, non è stato affatto facile. Buono, buonissimo. Tra l'altro, senza nemmeno vincerci la spittà iniziale, che ci avrebbe regalato un 1-0 pulito a partire 4 contro 3. Buono, buono così. Giocata assolutamente MVP. Di tutta la partita la Protect su Close Snorlax. Ho avuto una buona intuizione, me lo dico da solo, eh? Allora, andiamo avanti. Secondo match, casellina verde. Mille 548, ancora un giapponese. Abbiamo Raichu Koko, Oranguru, Mazdel, Snorlax, Kartana. Questo va preso con le pinze. Qua ancora Arcanine in lead potrebbe essere buono. Il fatto è che Celestila qua è ottimo, a parte i primi due. Raichu Koko. Però, insomma, su quattro sesti fa, devo dire, il suo lavoro. E io lo vorrei portare. Vorrei portare anche Mimikyu Snorlax. Proviamo con Mimikyu Arcanine, Celestila e Snorlax. Lascio a casa Chomp e Coco, un po' a malincuore, ma devo, perché se porto Coco contro Raichu Alola, sono addirittura più lento, magari mi spara anche una mossa Z, lo potrei perdere senza magari nemmeno sparare un colpo. O magari perdo la spittai contro l'altro Coco, mi arriva da Zinglim, più a Mazdail, più a Kartana. Insomma, rischio un po' troppo da troppe cose. Chomp. Beh, non si confà agli altri, mi sono molto più utili. Benissimo che me li hai messi davanti, perché se io te li friggo, poi con Celestila mi diverto. Io qua faccio una cosa. Vado a fare Playrow su Raichu e Flare Blitz su Coco. Così che dopo, male male, c'ho lo Shadow Snitch sul rimanente vita di Raichu. Oppure vado di Extreme Speed più Shadow Sneak su Raichu.
Potrei anche fare una cosa del genere. Come potrei anche mettere Trick Room. Facciamo Trick Room. No, lui mi fa doppio. Facciamo Shadow Snitch più Extreme Speed. Abusiamo della doppia priority. Tutto su Raichu. A me tirarne giù uno schifo non mi fa. Perché qua avevo paura di un doppio attacco su Mimikyu, uno per togliere il manto. Ecco, addirittura, peggio ancora, ha fatto proprio bene. Dai, entra un Mudsdale. Come vedete, Raichu a volte non è che... Io vado di Playro su Snorlax. Noi dietro che abbiamo? Celestile e Snorlax. Io vado di Playro su Snorlax, ma di Extreme Speed su Coco. Sapete perché? Perché quel Coco potrebbe avere paura di Shadow Sneak più Extreme Speed, ancora una volta. Quindi splitto un po' i danni. Potrebbe proteggere quel corpo. No. Thunderbolt. Noi abbiamo Psycap dalla nostra, eh. Ale. Non era un danno vitale. Però magari era un 30% utile, ecco, diciamo così. Allora, io potrei fare belli dram. Lui mi fa fulmine e mi fa un quarantello. Ricordiamoci dietro che io ho Celestila, eh. Quindi Snorlax lo potremmo considerare eventualmente dopo. Io faccio Playro su Coco e udite udite, proteggo Snorlax. La sua preoccupazione potrebbe essere farmi fulmine su Snorlax. Yessa! No, dai, ora si incomincia a esagerare, eh? Questo era molto importante entrasse, ragazzi. Questo era molto, ma molto, ma molto importante entrasse. Questa è una bastardata. Andiamo di Playro su. Questa è una bastardata. Anzi, facciamo una cosa. Andiamo di Psycap su Snorlax. Malissimo, malissimo. Il recycle. No, andiamo di... No. Return frustration, insomma, su Snorlax. Questa era una bastardata. Non ho fatto bene a non fare recycle perché, come potete aver visto, non mi avrebbe portato in un range nel quale farò un danno irrisorio perché è più uno di difesa. Tutto fa, disse quello e fece pipì in mare, ma... Ecco, come buttare via uno Snorlax per un miss di Playroom. Questa è una bastardata. Quel Coco veniva giù.
non mi prendevo quel danno lì. Io è veramente una bastardata. Andiamo di Shadow Snitch adesso su Coco. E andiamo a fare Air Slash, che tra l'altro è speciale, su Snorlax. E noi, perdendo Snorlax, non possiamo fare belli drum e sostanzialmente non abbiamo più un Pokémon che possa tirare giù Snorlax senza sculare, magari con i flinch di Air Slash. Cioè, dobbiamo confidare in quello per aver missato un playroad da 90 dopo averne missato uno già al turno prima. Va bene. Qui siamo ad alto rischio casella rossa. Immeritato, onestamente. Lui leva Tapu Koko, butta Mazde. Si fa un danno ridicolo. Arriva il primo flinch e vabbè. Mi ci pulisco il culo. Se mi avesse dato il play roll ero più contento, perché avevo uno Snorlax a più 6 adesso. Io adesso vado di play roll su Mazdale e di Giga Drain sempre su Mazdale. Tra l'altro, sbaglio o non gli è partita la stamina a Mazdale? Eh no. Quindi la difesa è quel che è. Facciamo entrare questo play roll? Questo play row a più 1 lo facciamo entrare? Weakness Polarizing. Molto male. Vediamo se basta. Sì che basta. Siamo a più 1 d'attacco. Lo Psycap sulla corsa di Snorlax è stato provvidenziale. Il fatto, ragazzi, è che qua noi purtroppo allora, vi faccio questo breve ragionamentino veloce, tanto così poi evitiamo le critiche nei commenti. Io adesso vado a fare play row su Snorlax e Air Slash tutto su Snorlax, perché sono convinto che quel Tapu Koko potrebbe andare a guadagnare un turno facendo Protect, va bene? Qualora non lo facesse, abbiamo perso, perché vorrebbe dire che ci ha fatto fulmine. Ma se noi dobbiamo sperare lo faccia, perché se fa la Protect noi poi abbiamo perso, perché rimaniamo Celestila contro Snorlax, lui mi fa 18.000 curse perché noi non abbiamo Leech Seed e vince lui. Vi torna il discorso? Quindi noi si fa un over predict a bestia proprio e si va di Air Slash più play row a più 1 su Snorlax. Io spero che quel Coco protegga, se non protegge, beh, gioca proprio allora. Gioca senza senso, mi raccomando. Io veramente. Qua luce alla bacca. Noi guardate cosa è voluto dire quel miss di play row. Beh. Shadow Sneak adesso devo fare, perché il nostro avversario ha dimostrato una ottima demenza. E poi noi facciamo Air Slash su Snorlax. Se lui non protegge, li tiriamo giù Coco e prendiamo il flinch di Air Slash e poi non missiamo magari dopo play row, la vinciamo noi, se no l'ha vinta lui. Vediamo. Return. Addio. Hai fatto una bella giocata, bravo. Perché ci hai tirato giù l'unica fonte di Axe, cioè quello che potrebbe farti flinciare. Bravo, ovviamente non ha flinciato. O vai. Recycle. Partita finita. Ma hai perso perché dovevi fare Shadow Snitch su Coco. Ve l'ho spiegato, perché non voglio commenti di improvvisati espertoni.
vi ho spiegato il perché. Lì sarebbe stato da proteggere Coco. È life orb, quindi non era spezzo, lo avevamo visto. Lì il Coco è da proteggere. E da fare Iron's Power su Mimikyu. Basta. Vabbè. Il crit. No. Che poi notare, oltre a missarli, noi non si è mai beccato nemmeno il drop di attacco di Playro. Vabbè. Io continuo a fare Playro, dove sono sicuro adesso, per ovvi motivi, non ne verrà missato uno, perché è inutile adesso colpire. Che poi col senno di poi, lui è rimasto a quanto? Pochissimi PS. Ci avrebbe fatto stra super iper comodo che fosse entrato anche su di lui il primo Playro. Quello che gli avrebbe fatto 25% di danno. Cioè, voi guardate. Via, buono, calmo. È solo un gioco. Ora lo fai. Che di Iron's Power mi tiri giù uguale. Va bene, va bene. Seconda sconfitta su 5 match. Siamo in positivo al giro di boa, è vero. Però questa mi lascia davvero l'amaro in bocca, eh. La nostra seconda partita che abbiamo perso, cioè il secondo proprio match in assoluto, abbiamo perso con un 4-0 sonoro. Thor col Trick Room ci ha aperto. E lì, onore e merito al nostro avversario. Qui, ragazzi, onestamente non penso che nessuno possa dire che la meritava lui, eh. Va bene. Seconda casellina di rosso. Ma andiamo avanti. Giappone, 1682. Vediamo se anche questo c'ha l'illusione a più 6 di default. Arcanine, Snorlax, Cartana, Gastron, Discharge, Coco di sicuro e fini. Quindi qua ritorniamo con un Arcanine, Cartana, fini. Allora, io faccio Mimikyu Arcanine perché sono convinto che lui mi parta con Cartana. Per quanto abbiamo visto che le convinzioni non valgono più. E poi decidiamo. Allora, o Tapu Koko. O Tapu Koko. Tanto ascoltate, sta partita o si va più 6 di Snorlax o non la si vince. Quindi Celestila io non lo starei a portare. Cambio di idea. Portiamo Celestila. Sapete perché? Io stavo ragionando abituato al mio Celestila, insomma, no? Al Leech Seed. Questo c'ha Giga Drain. Potremmo fare una notevole sorpresa a Gastrodon. Una notevole sorpresa a Fini. Più che altro a Gastrodon gli facciamo 75-80%. Fini gli si fa poco, però si recupera un po' di vita, vabbè. Insomma, potrebbe esserci utile per Gastrodon soprattutto. E per mettere una pezza su Snorlax. Tapu Fini Snorlax. Allora, io ho anche un Wild Charge qua, eh. E ho anche un Close Combat. Che però non so quanto basti. Però mi è ghiotto questo Close Combat. Non penso me lo tiri giù in un colpo, però. Andiamo di Playro su Fini.
E io sono curioso. Faccio lo scombat su Snorlax. Sono curioso. Butto via Snorlax. Arcanine. Perché con le difese calate, senza nemmeno la bacca, senza nemmeno Eps in PS, lui ci fa Moody Water e ce lo tira giù. Però io intanto sono andato a mettere un bel 80% sulle spalle. Canine lo salutiamo. Preventivata questa cosa, va bene. Vediamo, perché se lui ha fatto belli dram, io poi glielo Psych Up. Guarda che po' di danno gli si fa. Su fine, ovviamente. Centriamo. L'aumento di attacco. Il drop di attacco. Avanzi, non sei Specs. E adesso, o mai più. Trick Room. E belli drum. Vediamo un po'. Moonblast. E deduco anche High Horse Power, ma noi reggeremo. Kurz. Vabbè. Veloce in campo adesso è lo Snorlax avversario. Ok. Io adesso mi vado di Psych Up su Snorlax e di Frustration sullo Snorlax avversario, perché sennò diventa un problema. Anche se adesso vedrete che il ritorno a più uno, più Moonblast va di Kurz. Attenzione. Perché vuole resistere il nostro. Frustration. Hai fatto bene. Psicoraggio, praticamente. Mi piace da morire. Moonblast, vediamo su chi. Io qua sono indeciso. Faccio play roll su Snorlax e poi mi gioco la Protect a sorpresa. Io penso che lui adesso non vada doppio su Snorlax, però che col return vada su Snorlax, vediamo. Recycle, si riprende la bacca e ha più 2 di difesa. Ha fatto una bella giocata, il nostro amico. Noi abbiamo più 6 di attacco, quindi il play roll non basta. Io adesso però vado di Shadow Snitch su Fini e Frustration su Snorlax. Molto mind game qua. Ancora Recycle. Avrei potuto fare play roll. Mi aspettavo un High Horse Power. Lui sta veramente giocando col fuoco.
Moonblast, questo va su Finn. Su Mimikyu. C'è l'ultimo turno di Trick Room, ragazzi. Io proteggo Snorlax. E vado di Heavy Slam quasi quasi. Prima voglio controllare. Abbiamo più attacco speciale di attacco, quindi vado di Giga Drain, che a questo punto conviene, su Fini. E quasi quasi proteggo lo Snorlax. Però lui potrebbe rifare Recycle. Diamo di Frustration. Ho fatto bene. Questa deve essere una dimostrazione di come uno Snorlax Cursor tenga a bada un belli Drammet. Buono. Più uno in Spatek, la Trick Room se ne va, quindi adesso il mio Snorlax è più veloce del suo. Vediamo con chi mi entra. Se mi entra con Arcanine molto male, se mi entra con Coco bene, perché lui mi farà fulmine su Celestila, noi reggiamo, siamo a Salt Vest, si fa Air Slash su Snorlax, non se l'aspetta, e poi facciamo Frustration su Coco. Air Slash su Snorlax e Frustrazione su Coco. Volt Switch su Snorlo, tra l'altro. Chi entra si prende Frustration a più 6. Nemmeno Cartana godrebbe. Gastrodon, molto bene. Ora, lui Snorlax lo ha difeso bene. Ha fatto senza dubbio degli ottimi... delle ottime curse, quello che volete, ma non l'ha sfruttato. No, guardate a quanto regge. Questo se veniva giù era ottimo, eh. Questo doveva venire giù. Io vado di Giga Drain su Gastrodon e Frustrazione su Coco. Thunderbolt. Lo reggiamo. Siamo a Salt Vest. Giga Drain. Ci riprendiamo anche qualcosina. E potremmo dire ad Hyper Voice, cioè a gran voce, che questo terzo match di oggi sarà una casella verde. Quel Coco probabilmente anche Sash, ma in ogni caso siamo 2 contro 1. Parte a Discharge, ragazzi. Potrebbe succedere di tutto di Discharge. Andiamo di Giga Drain e Frustrazione. Parte a Ball Switch, non avrà Discharge. Forfeit, buono. Casellina verde per noi. Alla grande. Buono così, buono. 6 partite, 4 vittorie, 2 sconfitte. Abbiamo l'esatta percentuale 66%. Non è che sia una percentuale esaltante, però davvero peccato. Se quella casellina sarebbe stata verde invece che rossa, sto parlando ovviamente quella del match precedente a questo, adesso saremo a parlare di un bel 5 su 6. Vabbè, è andata così. Pace, ragazzi, io vi saluto e vi do ovviamente appuntamento a
fra 48 ore per un nuovo video. Inoltre vi esorto ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a mettere mi piace a questo video, è importante oltre che aver visto magari il video, se lo apprezzate, aver messo mi piace affinché possa diventare sempre più pubblicizzato, tra virgolette, all'interno dei feed di YouTube, quindi visto sempre da più persone. E poi commentate un po' questo esito di queste tre partite, le varie mosse, cosa avreste fatto, cosa non avreste fatto. Ciao a tutti, ancora una volta è stato un piacere, un divertimento stare con voi questi 45 minuti virtuali, a presto.